Buonasera, benvenuti nel Cupra Garage Perestini di Pordenone. Io sono Silvia e con me c'è Gianluca, Cupra Master, per presentarci una grande novità Cupra. Ciao a tutti! Sì Silvia, oggi siamo qui per presentarvi un'interpretazione contemporanea di sportività, innovazione e soprattutto sostenibilità. Cupra Born, il primo modello 100% elettrico presentato da Cupra, che porta il brand nella nuova dimensione dell'elettrificazione. Siete pronti a scoprirla? E te? Assolutamente sì! Scopriamo allora Cupra Born, l'impulso di una nuova generazione. Silvia, le tue impressioni in quattro parole. Gianluca, ti direi design, sportività, performance e anticonvenzionale. Cupra Born è davvero una nuova luce nel panorama dell'elettrico. Cupra Born è pura energia sportiva. Andiamo a guardarla bene da vicino. Il suo design esterno esprime tutta la sua personalità con linee scolpite e vigorose. E la sua aerodinamicità è evidente nel frontale spiovente ed affilato, con lettering Cupra in rilievo. È iconico e anche sistema di illuminazione. Qua notiamo i fari che sono full LED, mentre spicca l'illuminazione coast to coast nel posteriore. E anche qui nei cerchi si vede il logo. Sì, esatto. Come notato, sono dotati di finiture forgiate in copper Cupra e in lega aero per migliorare la stabilità e l'aerodinamica. Ma vogliamo parlare del colore ora, Gianluca? Bello, vero? So che è un'esclusiva Cupra. Sì. Cupra ha sempre dedicato particolare attenzione nella scelta dei suoi colori, che sono davvero unici. Questo è esclusivo per Cupra Born e si chiama Blu Aurora, mentre ci sono varie scelte di tonalità di grigio e di argento geyser. Molto bello davvero Gianluca, chissà che effetto fa poi con anche il riflesso del sole, però sono proprio curiosa di vedere se questo design unico e sportivo si riflette anche negli interni, che dici? Entriamo? Certo! Cupra Born presenta degli interni raffinati, innovativi e curati in ogni minimo dettaglio, per garantire il miglior comfort per il conducente e per i passeggeri. Cupra Born è totalmente driver oriented. La plancia a sbalzo è rifinita in alluminio spazzolato e le sue superfici sono lineari, ma con dettagli di carattere. Ed un'altra cosa davvero molto bella è che i materiali utilizzati sono ecosostenibili e Gianluca anche prodotti in maniera molto particolare. Infatti, i nuovi sedili bucket di Cupra Born, sportivi e avvolgenti, sono realizzati con materiali riciclati in fibra polimerica Sequal Yarn. Questo è materiale plastico proveniente dal Mediterraneo e da altri mari, oceani e fiumi. È un materiale davvero innovativo e garantisce lo stile del design e degli elevati standard di qualità richiesti da Cupra. Inoltre viene prodotto grazie alla collaborazione di pescatori, ONG e comunità locali impegnati nella raccolta del materiale plastico. C'è sempre stata molta responsabilità nella scelta e cura di ogni dettaglio, sempre restando attenti al comfort dei passeggeri. Ed anche il volante è sportivo e curato nei minimi dettagli, così come anche le finiture della plancia e delle portiere.
Esatto, quello che hai tra le mani è un volante multifunzione rivestito in pelle. Da qui riesci ad accedere alle impostazioni della vettura e a tutti i dati di marcia. Guarda qua. Beh Gianluca, questa è una sorpresa incredibile e non me l'aspettavo. I dati sono proiettati direttamente sul vetro. Così io posso guidare serenamente, non devo abbassare lo sguardo e ho una guida più sicura. Esatto. Cupra Born è un concentrato in energia sportiva e in piena sicurezza. Oltre alle DAB display, a realtà aumentata, abbiamo anche il front assist e il side assist. Oltre ad un pre-crash assist che in caso di impatto inevitabile attiva una procedura di emergenza alzando gli alzacristalli e azionando il pretensionatore delle cinture, così da ridurre al minimo i rischi. Cupra è inoltre dotata della tecnologia Car2X, il nuovo sistema di gestione delle informazioni sul percorso, e grazie al segnale Wi-Fi 5G è in grado di avvertirci in caso di ostacoli sul percorso ed incidenti. Sicura e sempre connessa. Scendiamo che ti mostro. Guarda, grazie all'applicazione My Cupra puoi andare a controllare veramente tante cose della vettura. Puoi andare a controllare l'autonomia, puoi eventualmente gestire degli orari in cui vuoi eventualmente trovare la vettura carica. Wow! Ed eventualmente anche dire a Cupra Born di aspettarti calda d'inverno o fresca d'estate. Uno spettacolo! Esatto. E dato che stiamo parlando di un'auto elettrica e Gianluca l'hai appena nominata, il tempo di ricarica e il tempo di autonomia, quanto Cupra Born ci mette ad essere per essere ricaricata e quanta autonomia poi ha? Cupra Born ha una autonomia di fino a 424 km e grazie alla fast charge riesce ad arrivare all'80% in soli 35 minuti. Nell'eventualità che tu non avessi una colonnina dove poter caricare, puoi semplicemente ricaricarla a casa tramite la presa asciugo, inclusa direttamente sulla vettura. Fantastico. Bello e semplice. Allora Gianluca ti chiedo, quali sono i tre vantaggi del guidare elettrico? Innanzitutto, a livello ecologico, Cupra Born è 100% elettrica, quindi emette zero emissioni di CO2, mentre il suo processo produttivo è carbon neutral, quindi massimo rispetto per l'ambiente dalla fabbrica alla consegna. Beh, è fantastico dal punto di vista ambientale. Esatto, come secondo punto abbiamo questa vettura elettrica che è molto divertente da guidare. Pensa che in soli 7,3 secondi raggiunge 0-100 km/h e il tutto senza un minimo rumore. Ah, wow, beh, mi ha fatto proprio venire voglia di provarla su strada. Ma Gianluca, i costi di manutenzione? Beh, questo è proprio il terzo vantaggio. Infatti sui veicoli elettrici i costi di manutenzione sono veramente ridotti. Beh, questa sera abbiamo scoperto un vero gioiellino di tecnologia ed innovazione. Tanto ci sarebbe da dire su Cupra Born, ma come vogliamo lasciare le persone che ci stanno seguendo da casa? Vi ringraziamo per averci seguito e soprattutto qua sotto nei commenti troverete anche il link per prenotare un test drive personalizzato. Vi aspetto presso il nostro Cupra Garage Peressini. Cupra Born, l'impulso di una nuova generazione. Buonasera.